L'approvazione del piano finanziario, della determinazione dei costi proprio sulla TARES, diciamo che è stato elaborato da Valle Farmacia Servizi con qualche novità normativa, diciamo che nel momento in cui verrà emesso il tributo ci sarà una calibratura, diciamo, da parte del responsabile del procedimento con la Giunta in modo da cercare questa ridistribuzione. Cioè, tecnicamente sono una tariffa di mezzi domestici e non domestici, e quindi le tariffe all'interno sono, come dicevate prima, precedentemente, sono differenziate perché per le domestiche pagano di più quelli che hanno più famiglie numerose, quindi non so, l'abitazione di un occupante che grosso modo la metà, con modifiche particolari. Invece per le categorie non domestiche, alcune possono avere praticamente più penalizzazione, ci sono praticamente a pagare molto di più, tipo da, tipo ristoranti, tipo di ortofrutta. 4-5 categorie che hanno legge praticamente posto questi coefficienti più gravosi. Sempre dato certo che queste categorie sono organizzate per più maggiormente. Ok, ci sono. Approviamo il piano finanziario finanziario che è danno. il costo complessivo e tutto il dettaglio delle tariffe su tutte le utenze domestiche e utenze non domestiche, per cui vedete lì all'interno ci sono praticamente i vari coefficienti che portano a determinare la tariffa euro a metro. Quindi su quello che dicevamo prima, Sì. su 550.000 kg di raccolta totale, ne differenziamo 132. Non c'è la percentuale, ma sono sicuro Se sono 23, no, 23, 6. Questo è la legge del sociale che è una cosa che gli istituti statistici e così via utilizzano per capire anche la crescita del PIL e quella roba lì, sono il consumo dell'energia. Allora, curiosità, solo che non c'entra niente, se perdiamo sì, tempo. Ma nel 2010 venivano prodotti 598.000 kg. 598.000 2010, 581.000 2011, quindi sono calati di 17.000. E 2012 555, 30.000, 25.000 kg in meno. Vuol dire che questo è caso della crisi? Probabilmente meno turisti, meno turisti e forse anche qualche meno consumo. Si sono fermati i consumi, certo, questa è. Meno presenze di sì. Abbiamo fatto di positivo il discorso dei container per i rifiuti ingombranti, che questo proposto dottore. aiuta molto a tenere pulito il paese e i boschi, i rinitoli e così via, perché c'è meno dispersione in ambiente di rifiuti vari, materassi e robe del genere. Va bene. Quindi diamo mandato alla Giunta allora perché il nuovo decreto ha riparametrizzato leggermente i range delle tariffe, così non facciamo in tempo a inserire qua dentro oggi, perché è uscito 2 giorni fa, per cui si dà mandato alla Giunta responsabile del servizio di riparametrizzare all'interno di questo piano finanziario qua il dettaglio della tariffa, insomma. L'obiettivo è sempre quello, però possiamo fare una. Favorevoli? Allora, 6 sono di tempo, 1. Immediata esecutività, favorevoli?